Presto le fresche acque di Tivoli rallegreranno con i loro zampilli i giardini di Cesare. Un'altra gloria per il nostro figlio degli accampamenti, il divo Cesare Ottimo. Frena la tua lingua, Varrone. Il nostro Caligola ha occhi e orecchie dappertutto. Ci tieni al tuo collo? Pensare che l'altro giorno nell'arena ha esclamato: ah, se il popolo avesse una sola testa. E ha preteso che Lentulo adempisse alla promessa di offrire la sua vita in cambio della sua salute. Sì, ha anche fatto trucidare Gemello perché l'alito del cugino sapeva di medicinali. Un antidoto contro Cesare, ha esclamato, e incurante delle proteste del poveretto che si giustificava di aver preso solo un medicamento per la tosse, lo ha fatto giustiziare per lesa maestà. Si dice che abbia rapporti incestuosi con le sue sorelle. E si dice anche che voglia far nominare senatore il suo cavallo incitato. Affrettiamoci ora, oggi c'è festa a palazzo e noi siamo di servizio alle porte. Per l'imperatore. Fatelo passare. Largo! Fate largo al messo di Cesare! Messaggero imperiale! Salute a te, divino figlio degli accampamenti. Spero tu sia l'attore di buone novelle. Purtroppo no, Cesare. Gneo Cornelio Lentuno, in combutta con Lepido, sta per tradirti. E... Continua, ti ascolto. Si tratta di una vasta congiura alla quale si dice non sono estranee persone a te molto vicine. I nomi? Tua sorella Drusilla. Basta così. Ora bevi del vino alla mia salute. Ah!
Sarà Corbulone a scioglierti la lingua. Forza, pesta sangue quegli schiavi rammolliti. Allora, il nome dei congiurati, o ti farò sputare sangue da ogni poro della tua pelle. No, non lo farò mai. Tu stai commettendo un abuso. Non puoi trattarmi così. Io sono Lepido, primo console di Roma. Me ne infischio che tu sia il primo console di Roma. Per me tu sei solo uno sporco traditore. Basta! Meglio così. Sarà tanto di guadagnato se la sua lingua tacerà per sempre. Macrone. Gerea. Come ti sembra, Cesare, da questa prospettiva? È così, Cesare, che ricompensi quelli che ti hanno aiutato a conquistare l'impero. Ah, dimenticavo. Fosti tu a soffocare il divino Tiberio con un cuscino. Uccidere così barbaramente lo zio. Un atto assolutamente riprovevole. Gerea. Ai tuoi ordini, Cesare. Scanna questo assassino. Ma mi raccomando, il tutto molto lentamente. Deve sentire di morire. Non voglio farti del male. Bevi, ti sentirai sollevato. Mi credi uno stupido? L'ho capito che il messaggero voleva alludere a te. Alludere a me? Ma come puoi pensare una cosa simile? Quale interesse potrei avere? Io capisco Drusilla. Poteva fare di suo marito il nuovo imperatore. Sì, e tua sorella è ambiziosa. Ma perché io, che sono già la prima donna dell'impero? Perché vuoi l'impero per tuo figlio?
Per un bambino che succhia ancora il latte dalla nutrice. Nerone, lasciala fuori dalla mischia. Tu piuttosto, che vedi un cospiratore a ogni angolo dell'impero e fai massacrare cani e porci con la scusa di lesa maestà. Più ne uccidi, meno nemici hai. Morti Macrone e Cornelio Lepido, ormai che paura puoi avere? Nessuna. Ma dovrei far uccidere Drusilla. E anche te. Ma per ora vi manderò in esilio a Capri. Comprendimi, Agrippina, devo farlo, tanto per salvare le apparenze. Sei molto generoso, fratello, ma ascolta una preghiera. Sii altrettanto indulgente con la plebe, il popolo minuto ti ama. Questo no, finché l'ultimo nemico di Cesare e dell'impero sarà in vita, anche a costo di mettere a ferro e fuoco il più remoto angolo della città. Tutto questo è un segno, il segno del destino. E questo è il momento migliore per te. Di colpo si avvera il mio sogno, la mia profezia. Esiliate a Capri, Agrippina e Drusilla, hai via libera per il trono. Ma come posso farmi notare da Caligola? Lascia fare a tua madre, abbi fiducia. Sono sicura che Caligola, per farsi perdonare il massacro, organizzerà feste e spettacoli. È il segreto di noi patrizi per tenere calma la plebe e tu sarai la prima donna che saprà combattere e vincere un gladiatore. Perché credi ti ho fatto insegnare a combattere e lottare? E perché ti ho insegnato sin da bambina tutte le sottili arti dell'amore? Cesare Ottimo, imperatore dei Romani per volontà del popolo e del sommo Giove. Al fine di pacificare gli animi dopo la vile cospirazione contro la sua divina persona. Ordina distribuzioni di grano a spese dell'erario e combattimenti nell'arena tra i migliori gladiatori dell'impero. Questi gladiatori hanno il potere di deprimere. Sempre gli stessi. Viene direttamente da me.
diverti su? Godo il mondo, col tuo pollicione mi esalta. Invece Callisto ci soffre. Ogni gladiatore squartato sono un mucchio di bei luccicanti sestersi che se ne vanno. Non è forse così, Callisto? Hai detto bene, mio divino. Sono colpi che fanno male al cuore. Inventa qualcosa di nuovo. Sono nervoso e non sopporto l'odore del sangue. Qualcosa di eccitante. Fidati di me, divino Cesare. Ti ho preparato una piacevole sorpresa. Cesare, gaudenti te saluti. Perché mandare allo sbaraglio una così splendida creatura? Si è presentata volontariamente, mio divino. Ho tentato di farla desistere, ma la legge romana glielo permette. Del resto la sua vita è nelle tue mani, nel tuo pollice. Concedo 400 sesterzi e 2 acri di terra demaniale. Grazie, Cesare. Ti ho dato il doppio di quanto concede la legge. Ma in cambio voglio il prepuzio di quell'uomo. Questo è un ordine. La volontà del divino imperatore. Deciditi o ti farà sgozzare come un agnello sull'ara di Vesta. Hai esitato al mio ordine. E nel circo, davanti alla plebe. Perché l'hai fatto? Perché tanta manifestazione d'orgoglio? Perché trasformare un gladiatore in uno squallido eunuco? So già la risposta. Ma è questo il vero motivo di volere conservare la sua integrità? La tua insinuazione merita un'altra risposta, mio divino imperatore. Sono vergine, e tale resterò finché io lo vorrò. Oseresti sfidarmi ancora rifiutandoti? Sì, e chiedo a giudice Afrodite.
Cos'hai da mostrare se ti hanno tagliato i coglioni? Oh, sei di buona razza, come un fauno selvaggio. Anche Venere aveva fatto castrare uno di loro, ma solo perché ricrescessero più rigogliosi di prima. Ogni giumenta freme sotto i suoi colpi possenti. Sì, Cherea. È veramente il più grande stallone dell'impero, il mio in città. Organizza una festa in suo onore. Voglio sia presente tutto il patriziato. Ora va. Il suo prossimo rampollo sarà tutto tuo. Un puledro figlio di un cavallo senatore. Siamo qui riuniti su richiesta di Gaio Cesare per concedere a titolo onorifico il diritto al nobile incitato di sedere fra questo consesso. Egli fonda la sua richiesta ricordando come Alessandro il Macedone deificò il proprio cavallo bucefalo. Le argomentazioni di Gaio sono giuste, ma io mi chiedo, padri coscritti, cosa ne direbbe il divino Augusto? Li senti? Ascolta, nobile incitato, le sagge parole dei padri coscritti dell'urbe. Guardali. La tua pretesa, divino Cesare, è un insulto al Senato e al popolo di Roma. Il popolo di Roma? E non è forse il popolo di Roma che, incitato nel circo, esalta? Il suo nome e la sua gloria, le sue vittorie sono sulla bocca di tutti. E voi, padri coscritti, vi opponete alla sua nomina, asserendo essere incitato meno nobile delle vostre nobili persone. È un insulto! È un insulto! Dignità del Senato, Gaio, quello che hai chiesto! È un insulto! Voi, senatori, vi opponete, dimenticando che grazie a me il vostro divino imperatore, il magnanimo Cesare, voi sedete in questa assemblea. Preferisco ritirarmi in volontario esilio, piuttosto. Hai ragione. Non si può rifiutare un favore a Cesare. Ed è su questa ed altre ancor più divine ragioni che il vostro imperatore vi chiede, o padri, un vostro illuminato giudizio, cosciente e favorevole. Un giudizio che voi esprimerete nel segreto dell'urna, così come vuole la legge. Perché solo nel segreto dell'urna c'è la verità. Sarà una brutta sorpresa il nostro ritorno per Caligola. Ti credo, senza il suo ordine. Meglio non farsi vedere per qualche tempo. Potrebbe perdere il lume della ragione. La ragione l'ha già persa per quella messalina. Ma dovrà fare i conti con me, quella troietta da strapazzo. Permetti, Cesare, che ti presenti il nobile Pisone e la sua novella sposa Orestilla? Una coppia di celebrate virtù che fa onore a Roma e al suo imperatore. La mia vita e la mia casa ti appartengono, divino Cesare. Stanne certo, ora divertiti con me. Ti ringrazio. Vieni. Seguitemi. Sono disgustosi, non trovi, mia delizia? Scommetto che sono tutte e due vergini. Tu credi? Certo, basta guardarle. Cherea!
raccomanda, divino Cesare? Bisogna fare in modo che i due cari sposini consumino sul talamo imperiale. Sarà fatto. Ora i nostri sposi consumeranno, secondo una secolare tradizione, alla maniera del dio Romolo e del nostro indimenticabile avo Cesare Ottaviano Augusto. Tutti fuori. Tu sta lontano dalla moglie mia. Ti ridarà vigore e desiderio di vivere, gioia d'amore. C'è dentro del loto macerato una ricetta preparata personalmente da mia madre. Tua madre ne conosce una più di Bacco. Loto macerato è un'autentica pitonessa. Tiene molto alla tua salute. Ciò malgrado non mi sento affatto in forma. Ti turba il ritorno delle tue sorelle? Le mie sorelle. Da quando sono tornate dall'esilio, temono di rivolgermi la parola. Aspettano solo un mio cenno, un mio gesto, ma non otterranno il mio divino perdono. Guarda. Vi ho convocati qui per non destare eccessivi sospetti. La congiura dovrà scattare nel più assoluto riservo. O finiremo tutti sotto i colpi dei pretoriani. Per fortuna Chierea si è convinto che l'estromissione di Caligola è ormai diventata improrogabile per il bene dell'impero. Questa è una buona cosa. Averlo dalla nostra ci fa gioco. Ma non illudetevi. Lo scontro sarà estremamente duro e il possibile intervento di qualche legione fedele a mio fratello potrebbe rendere incerto il nostro successo. Certo, non sarà facile, ma tutto è stato preparato con grande cura. Anche i posti chiave dell'amministrazione cadranno in nostre mani. E Chierea? Avrebbe esaurito il suo compito. Non sapremo più che farcene. Del resto, un capro espiatorio ci dovrà pur essere per calmare l'opinione pubblica. Sperando che Claudio accetti il fatto compiuto. Basterà fargli comprendere che è stato il destino. Ma fate bene attenzione. Non dovrà mai sapere chi è stato. Vabbè, o com'è. Potrebbe combinare danni irreparabili. Dobbiamo far di tutto per avvertire Caligola. No, il suo destino è segnato e non puoi legarlo al tuo. Non vedo altra soluzione che fuggire. Lascia fare a me. Ho sempre visto e previsto giusto. E tu sai che ti ho sempre consigliato per il meglio.
Messalina, a quest'ora della notte? Non riuscivo a dormire. Ho visto la tua luce accesa, allora mi sono detta, chi può vegliare a quest'ora se non il saggio Claudio? Se saggezza è interessarsi di storia, allora il vecchio Claudio è un saggio. Hai mai pensato che potresti essere un protagonista della storia e non soltanto un cultore? Il protagismo, mia cara, lo lascio al mio divino nipote e ai grandi della storia. Con l'umiltà e la modestia non si fa molta strada, è un errore il sottovalutarsi. Sei molto gentile e sei la prima persona che mi parla in questo modo. Ma dimmi, quale motivo ti ha spinto da me? Mi annoia la vita qui a corte. Sono in cerca di altre emozioni, altre esperienze. Esperienze che non siano soltanto quelle di essere donna. Non è facile nella società in cui viviamo al giorno d'oggi. Il tuo destino purtroppo è proprio quello di essere soltanto una donna. Ma io non potrei farti sentire tale. Le mie energie si sono dissolte nello spirito o nell'impotenza. Dove sono Messalina, Callisto, Longino? Dove sono ora le mie care sorelle? Mi hanno tradito. Tutti mi avete tradito. Ma voi mi conoscete. La mia vendetta sarà tremenda. Tu mi sei testimone, fratello Giove. Io sono l'imperatore e la mia origine è divina. Fedele amico. Chiarea, tu mi sei testimone. Per la storia di Roma e le generazioni a venire, che Caligola consegna la sua testa con dignità. Cerchiamo Claudio! Cerchiamo l'imperatore!
Sei ingiusta. Nessuno di noi sapeva o sospettava le intenzioni di Claudio. In quanto a Valeria Messalina, ci ha colti di sorpresa. Quello che dici è inaudito. Mi devi credere, mia signora. Non devi dubitare della nostra fedeltà e della nostra amicizia. Attesto il fatto che abbiamo convinto Claudio a lasciarti assegnate le stesse stanze a te assegnate da Caligola. E lei come ha reagito? Non ha fatto obiezioni. Al contrario, è apparsa benevolmente consenziente. Quanta generosità. Chissà se saprà esserlo anche con lo zio Claudio. Sexaginta forme onerarie, abstactar Carthagine. Così diceva il grande Tito Livio parlando della sua terra. Marte ti sia propizio. Che lo sia anche a te, mio valoroso Vespasiano. Buone notizie? Ottime, divino. Re Caratacco è assediato da Aulo Plauzio. E presto dovrà arrendersi per sete e per fame. Il resto della tribù è in fuga, incalzata dalla cavalleria di Gabinio. Che sia resa grazie agli dei. Presto torneremo a Roma onusti di gloria per il trionfo e per goderci le gioie del focolare domestico. Come osi entrare così, brutto aborto d'arpia? Mi hai dato tu il permesso, e quando voglio? Sì, ma solo nel caso che tu abbia da dirmi qualcosa di importante. E ce l'ho. Via. Che cos'è che hai? Non è che ce l'ho io. Cosa sono questi scioglilingua? Parlo di questo. Oh? Mi sembra in buona salute. Perché dici che non ce l'hai? Sì, ma non come quello di quello. Quello ce l'ha il doppio. Oh, non lo credo possibile. È possibile, è possibile. Un satiro al pari suo è un bambino. E dove l'hai trovato? È un cliente fisso del lupanare. Molto interessante. Ho già combinato tutto. Sì. Buonasera a tutte le mie vacche. Ciao, bell'Arcadio. Sai, mi stavo proprio chiedendo, oggi è il giorno dedicato a Venere e dove si sarà cacciato il mio bell'Arcadione? Ma che troia, a me non me la conti giusta. Scommetto che sei sotto qualcosa, eh? A te non si può nascondere niente, fustacchione. Davvero? No, dalla Pannonia? Sì. Ed è così bella? Bellissima. E sei sicura che mi reggerà? A te e ad una centuria di pretoriani, guarda. Via libera. Due, catena. Otto, ho vinto. Dai. Ehi, guardate, una badracca e un nano. Vieni qui. Fermi, se ci cadete la testa. Lasciatela, vigliacchi!
Nostro Salvatore. State bene, signora. Come ti chiami, mio Salvatore? Virone, sono istruttore alla scuola dei gladiatori. Mia divina. Meriti una ricompensa, Virone. Tu, precedimi a palazzo e ordina che preparino un bagno, unguenti e profumi. Sì, divina. Va, mi farò scortare da questo bel giovane. No, Virone, aspetta. Voglio ricompensarti qui, dove mi hai salvato. Il centurione Caio Silio vuole vederti, mia signora. Bene, fallo entrare. Vi porto notizie del divino imperatore, mia signora. Dunque, Claudio è sulla via del ritorno. Salperà dalla terra britannica fra qualche giorno. Ha voluto che lo precedessi per recare la buona novella. L'imperatrice lo sa? No, non l'ho trovata a palazzo. Sarò io a darle la buona novella. Potrebbe avere una violenta emozione. Lo sai, dopo il parto. Come? Un erede del divino? Sì, un maschio. Ma... so quello che vuoi dire. Un anno d'assenza dell'imperatore non giustifica il lieto evento. Ma ciò che non è possibile a un comune mortale è possibile al divino. E il solo pensiero del divo imperatore può anche questo. Porterai la notizia anche a Messalina. Ma lascia che sia io a prepararla come si conviene. Una così forte emozione potrebbe metterla a disagio. Si è fatto tardi. A palazzo si saranno già accorti della mia assenza. Non ci rivedremo più. Mai più. E tu dovrai per sempre dimenticare questo nostro incontro. Oltre la morte. Anche oltre la morte. Sembra che la maternità, invece di prostrarti, ti abbia dato vigore e bellezza. Sì,
Tutto è andato come l'oracolo aveva predetto. Gli dei di Roma hanno steso su di me la loro benevola protezione. E anche il mio divino fanciullo gode di un'ottima salute. Il divino Claudio gioirà al suo ritorno. L'imperatore sta tornando. È in viaggio. Temo che Claudio non accetterà di buon grado il fatto compiuto. Anche fra gli dei dell'Olimpo, le vergini madri non sono una rarità. È più che sufficiente il soffio divino. Anche a Caio Silio ho detto che il divino può tutto. Caio Silio? Ma non è al seguito dell'imperatore? È lui che mi ha portato la notizia. Caio Silio, eravamo bambini quando partì per le Gallie. Ero innamorata di lui. Lo rivedrei con molto piacere. E lo rivedrai. Ha certamente altre notizie riservate a te. Il centurione Caio Silio chiede udienza, mia divina. Fallo passare. Via tutto. Caio Silio, quale buon vento! Mia divina. Sono sempre Valeria per te, la tua dolce compagna di giochi, ricordi? Dimentichiamo i ricordi, mi fanno soffrire. Il fato ha deciso altrimenti. E non è il fato che oggi ti porta a me? Ma in una dimensione, una prospettiva diversa e soprattutto ponendo un baratro fra noi. Un baratro che ha la profondità di un respiro, come aveva le dimensioni di un bacio quando ci siamo lasciati, ricordi? Fatto così bene da fargli scoppiare i coglioni. Che vai malignando tu, sgorbio? Niente di maligno, divina. Dicevo a tua nipote, guarda che bella coppia che fa tua zia con Caio Silio. Ave divino, Roma ti aspetta per decretarti il trionfo. Non c'è nessuna fretta, mio buon Seiano. Abbiamo deciso di fermarci ad Ostia per un po', per dar modo ai padri coscritti del Senato di decretare. Evviva l'imperatore! Annuncia le Recapitolo al Senato. Mio divino imperatore. Nipote carissima, impulsiva e irrequieta come sempre, avevo dato ordine che le donne attendessero a palazzo il mio ritorno. Era indispensabile che ti vedessi subito e da sola. Che c'è di tanto grave? No. Sono perplessa e imbarazzata, ma ho voluto essere io la prima ad informarti. Quale più stretta parente e nipote preferita, ho ritenuto mio dovere correre subito da te. Qualcosa non va fra te e la mia divina sposa? No. È fra lei e la tua persona che vi sono molte cose che non vanno. Mi ha dato un erede maschio. E ciò mi basta. Essere chiamata Augusta Imperatrice è ben diverso che essere chiamata Baldracca dell'impero. Chi osa chiamarla così? Tutti a Roma
E io stessa, come vedi. Ma per ora non è il caso di abbattersi. Almeno fino a quando non avrai delle prove molto concrete. Le mie confidenze sono solo quelle di una donna che... Resta infine la relazione finanziaria, che è qui a parte. Ne potrai prendere ampia visione, mio imperatore. Mi basta aver appurato con soddisfazione che il fisco gode di ottima salute, malgrado l'enorme costo del nuovo porto di Ostia. Il vostro operato è stato ammirevole e pertanto non ho nessuna intenzione di accettare la vostra proposta di dimissioni. Vi prego di riprendere nelle mani l'incarico di governo. A nome di tutti... Vi ringrazio, ma... Con i se e con i ma non si fa la storia, mio caro e fedele amico Narciso. Parla. Si tratta della divina imperatrice, mio signore. Di tutto quello che devi dire, anche le cose e i fatti più spiacevoli. La verità permette sempre di trovare la via più giusta. La sua condotta... non è degna del decoro di un impero. Ti risparmio i particolari e le gravi lagnanze del popolo e persino del patriziato e del senato. Ti basti sapere che sta tramando per portare Caio Silio sulle soglie del trono. Nessuno può attentare alla dignità dell'impero, alla destabilizzazione del nostro stato. Non lo poté Cleopatra con Cesare. Non lo deve Messalina con me. La ragione di Stato esige la sua testa. E Giove mi sarà testimone quanto sia dolorosa ma necessaria. Esigo però che le si rendano onori imperiali. E ordino che sia fatta salva la vita dell'erede, il piccolo britannico. Potete andare ora. Voglio restare solo, amici miei. Ferma. Sempre immerso nel tuo mondo di ricordi, mio divino. È ragione di vita, per me, aiuta a distrarmi. Non è soltanto studiando la storia trascorsa che puoi trovare l'oblio. Anche gli impegni inderogabili di essere imperatore di Roma e quelli verso il tuo popolo ti reclamano, e più ancora quelli che la tua intima sfera di uomo può sollecitarti. Quelli sì. Nerone Druso Germanico, imperatore di Roma per volontà degli dei e del popolo romano, eleggo a mia legittima sposa Claudia Giulia Agrippina, che da questo momento prenderà il titolo di imperatrice.